Eccoci di nuovo a Via Bramante, nei pressi della Pinetina. Questa è l'entrata, lo abbiamo testimoniato più volte, un'entrata che lascia molto a desiderare, soprattutto se a percorrerla sono le mamme con le carrozzine per i propri bimbi o comunque degli anziani o persone disabili dotate di una carrozzina. Com'è possibile accedere alla Pineta, direte voi? Beh, lo diciamo anche noi, impossibile farsi in uno che rappresenta un piccolo polmone verde nel cuore della città, due passi dal comune e vicino a tante abitazioni, e adesso è consentito soltanto ai proprietari di cani, che naturalmente hanno la possibilità di lasciarli liberi. L'unico punto di riferimento dove poter depositare i sacchettini con gli escrementi, con i rifiuti dei propri cani, è solo questo. Non ce ne sono altri, malgrado tutte le richieste che abbiamo fatto, le precedenti trasmissioni, la nostra rubrica non è la prima volta che si occupa di questa Pineta. Bene, ci torniamo e cominciamo a verificare che cosa c'è all'interno. Pochissimi sono i cittadini che sanno dell'esistenza di questo spazio verde, così carino, o comunque potrebbe esserlo molto di più se venisse curato. Un problema importante è quello che sta sorgendo, vale a dire l'invasione delle canne. C'è un vero e proprio canneto che separa questa zona dalle ferrovie, quindi rendendo naturalmente impossibile l'accesso da questa parte. Madre Natura non resiste naturalmente alle imposizioni delle persone, quindi avanza e si sta occupando. Ecco, lo possiamo vedere alla base del canneto, ci sono tutta una serie di nuove piante che costeggiano il muro di accesso all'area Feltrinelli, e poi prosegue. Ci sono escrementi dovunque, perché qui non c'è nessun posto dove poter mettere i sacchettini, ma non soltanto l'area di questa parte che è stata asfaltata, probabilmente doveva essere dedicata allo skateboard e poi non se ne è fatto più nulla, e allora la recinzione è stata divelta e già si è abbattuta da una parte. Con sorpresa notiamo la presenza finalmente di un secchio, di un contenitore porta rifiuti. Per noi è importante naturalmente sottolineare quelli che sono i problemi, ma anche evidenziare le soluzioni che vengono adottate. Non c'è una panchina dove poter sedersi e godere magari del fresco sotto questi bellissimi pini, qualche pino che naturalmente è stato necessario abbattere, e la soluzione adottata per la sostituzione delle piante eliminate non è stata delle più felici, perché al posto dei pini sono state messe alcune piante che in genere non hanno attecchito e sono lì misere a rappresentare come l'uomo spesso faccia delle scelte sbagliate. Un'area che dovrebbe essere destinata a essere ricoperta sino in fondo, perché c'è ancora tanto spazio, da pini, una delle poche zone dove si possono mettere i pini, perché poi nel centro urbano sappiamo tutti che le radici crescono, si protendono all'esterno, rappresentando un vero e proprio pericolo per gli scooteristi e gli automobilisti. Importante l'intervento dell'amministrazione comunale, come sempre lo ricordiamo, necessiterebbe almeno mettere qualche traccia di videosorveglianza, un po' di illuminazione, qualche panchina e molti cestini raccogliere rifiuti.